Thank you.
questa serata è stata veramente una bella impresa. Questa impresa non è stata una cosa improvvisata, è stata una cosa che è maturata in un anno di travaglio, vero maestro? Ecco. E tutto questo è successo perché Ninni, un anno fa, mi ha mandato un video. In questo video c'era un concerto che riproponeva questo pezzo, questa suite orchestrale dei Pink Floyd, in un concerto memorabile eseguito a Parigi, il concerto di Châtelet. Lui è stato lapidario, mi ha mandato il video e mi ha scritto: guarda, punto, fine del discorso. Allora io ho guardato il video ed era effettivamente un video che avevo già visto, in verità, perché un nostro collaboratore del conservatorio molto tempo fa, molto prima, mi aveva così fatto notare la stessa cosa. Rivedendo le stesse cose e risentendo ovviamente le stesse emozioni, ho spedito una risposta a Ninni. Ora lui vi racconterà come è nato poi alla fine tutto questo progetto. Non prima però di fare un grandissimo ringraziamento a tutte queste persone che vedete sul palco, che apparentemente sembra cosa facile da sistemare proprio nei posti giusti. Palco, i fonici, il nostro personale che ci ha dato una mano ovviamente sempre molto disponibilmente a sistemare il palcoscenico, e per questo motivo appunto ringrazio ma veramente di cuore tutti quanti. Ma adesso vorrei che Ninni vi raccontasse un po' l'evoluzione di questo progetto. Grazie. Sì, è come ha detto Alberto, è nato tutto più di un anno fa, forse eravamo alla fine dell'anno, prima ancora del 2017. Ho fatto effettivamente, come ha detto, gli ho mandato un video e gli ho scritto guarda. E lui l'ha guardato e poi mi ha risposto alla Garibaldi, obbedisco, e si è messo. E per cui da lì mi sono dovuto poi muovere per rendere possibile un po' tutto questo. Abbiamo allacciato un contatto diretto con l'Inghilterra, col compositore di questa suite, che è Ron Jasin, che è il quinto dei Pink Floyd praticamente. E sono riuscito ad avere da lui, dalla società che ha messo in piedi a seguito poi dello scioglimento dei Pink Floyd, abbiamo noleggiato le parti per poter eseguire in due serate questo concerto. Acquisito quello spartito, l'abbiamo rivisto insieme con il direttore dell'orchestra. Lui lo ha voluto arricchire, nel senso che quello spartito era previsto da essere eseguito senza la sezione degli archi. Lui, ex violista, non poteva non fare tifo per la sua sezione, per cui mi ha chiesto: dobbiamo procurare gli archi. Allora ritorna in Inghilterra, senti questo e mi manda a Parigi, in Francia, a recuperare la sezione archi. Procuriamo anche quella, e insomma tra una cosa e l'altra siamo arrivati in estate più o meno, dove lui si stava facendo i bagni al mare e io mi stavo trascrivendo le parti durante le ferie per poterlo poi suonare. Poi si è trattato di contattare uno per uno tutte le persone che sono qui sopra. La cosa più bella è stata l'adesione sincera che c'è stata. Ci sono un paio di maestri qui sopra, per la gran parte sono allievi, me compreso, io sono un allievo, che Alberto mi abbia chiamato maestro, sarò maestro d'altro, ma non certamente qui. E poi ci siamo fatti affiancare dalla band Signs of Life, io non so parlare molto bene l'inglese, per cui spero di averlo pronunciato giusto, e soprattutto poi anche il coro diretto dalla Maria Paola Nonne,
il coro musica Viva di Cagliari. Fatto tutto questo, poi si è trattato di mettere in piedi l'organizzazione. Qui ci sono tanti uomini che non si vedono. Come ha detto il direttore, c'è un service che sta curando le riprese video. Da questa serata verrà realizzato un video che chiaramente sarà su YouTube, potrà essere rivista questa serata da tutti voi non appena sarà immesso in rete. Ringrazio pertanto Simone Serra con il Doc Service che fa le riprese video. Poi c'è tutto un lavoraccio per quanto riguarda l'amplificazione e la console che c'è lì su, dove confluiscono tutti i cavi di questi microfoni che si vedono qui. Questo è il service Sonos di Antonello Pugeddu, col quale ha lavorato alacremente Matteo Zedda. E poi anche io mi accodo ad Alberto per il ringraziamento al personale del conservatorio. Ci sono tante persone di su agli ingressi, tante signore, e qui dietro c'è Francesco, Marco, Sergio, Antonio, Fabrizio, certo. Noi l'abbiamo fatto sicuramente per poter accogliere tutti quanti voi in sala, ma credetemi, l'abbiamo fatto principalmente per noi stessi, per il piacere di poterlo fare, questa roba qua. Vi ringrazio per la parte mia. Grazie. Auditorium del Conservatorio di Cagliari.